E ciao a tutti ragazzi, io sono Darren e bentornati nella mia serie su Horizon Zero Dawn. L'ultimo episodio abbiamo avuto un po' di problemi con qualche bestia un po' troppo cresciutella. Tuttavia siamo riusciti a tornare fino alla madre per rientrare nella montagna. Quella è la cercatrice, davvero? Oh, grazie alla dea. Sì, è tornata la cercatrice, stronzi. E aiutare questi poveracci a resistere all'assalto dei Kharja delle ombre. Gli uomini di Elis avevano creato un bel po' di danni, ma noi siamo intervenuti per salvare la situazione. Allora, saluto un sacco di gente. Allora, sei tornata? Sì. Così quell'altra Teb sarà un sacco contenta. Teb, proteggimi e mantienimi nel tuo abbraccio. Aloy, sei tornata? Sono tornata. Oh, parliamo con Tirsa. Finalmente sei tornata. Non solo è tornata, ma ha affrontato molti nemici per raggiungerci. Già. Là fuori ha abbattuto un divoratuono corrotto, ha fermato l'assedio. Già. Come ci è riuscita? Grazie al volere della madre. Sì. Sei tornata per conferire con la dea, Aloy? Sì, immagino che sia così. Credo che funzionerà stavolta. Sorelle, non possiamo permetterlo. Per causa sua, la nostra tribù rischia l'estinzione. E se volesse risvegliare suo padre, il demone vuole completare la nostra distruzione. Dobbiamo fermarla. L'Anzra è finita. È ora di farsi da parte. Non voglio farti male. Se c'è una cosa che ho imparato fin dalla prova, è che al mondo esistono mali peggiori di te. Oh, finalmente. Attendere identiscan. Allora dovrebbe funzionare tutto quanto. Errore. Registro alfa corrotto. Correzione. Registro alfa ripristinato. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. E immaginate tutta questa gente che pensa che quella sia la divinità che vede succede sta roba. Fai al mondo. Vedo che sei dentro. Immaginavo che ti saresti fatto vivo. Possiamo iniziare? Non mi sono mai fermata. Tra l'altro. Quindi è questa, Ilizia. Allora, è qui che sono nata. Dove sei stata creata? È passato un altro giorno. Vuoi dire che la luce è calata? Non voglio andare a letto, madre. Lo so, ma è il momento di riposare un po'. No, oggi sono il re, faccio quello che voglio. Voglio vedere il sole vero. No, luci e fotografie. Presto lo farete, bambini. Presto! 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 Immagini tutti questi bimbi. I bimbi che crescono con un ologramma che gli fa da madre. Sembra interessante. Non ho altra scelta che rilasciarvi. Ma perché? Abbiamo esaurito le scorte di cibo. Ma non ce n'è là fuori. Non abbiamo la certezza. Avanti, andiamo! Non lo so. Madre, possiamo tornare se abbiamo freddo? Mi spiace, ma non sarà più possibile. Dovrete affidarvi alle vostre forze e prendervi cura di voi. Che cosa ne sarà di te? Io resterò qui e dormirò e mi ricorderò di voi. E che cosa ne sarà di noi?
Sarete coraggiosi e lo scoprirete. Bello, è finito la roba da mangiare, fuori dalle palle. Mamma mia, ragazzi. Buongiorno, continuavi sempre a ripeterlo. Vogliamo farlo ora. Questo posto è grande. Ora, padre. Bambini, quell'area non è disponibile. Prendiamolo. Rilevata aggressione fisica. Aggressione fisica non tollerata. Tranne la vostra. Dannate sentinelle. Bambini, posso esservi d'aiuto? Vattene, guaritrice. Lena, hai una lieve contusione. Vattene. Mamma mia. Sembra che non gli andasse a genio questa porta. Non si è mai aperta per loro. Ovvio che la odiassero. Attendere identiscan. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. Benvenuto nel liceo, un luogo di apprendimento. Teoricamente, probabilmente dovevo andare un po' diversamente. Esattamente. Il sogno di Apollo. Mai realizzato. E già. Perché no? Dio, che dolore, ragazzi. C'ho i dolori al cuore. Chissà se ci sono registrazioni in giro. O se sono tutte per aria. Cerco un attimo intorno. Ehi, ciao. Mi chiamo Samina. Oggi è un gran giorno. Primo giorno di scuola. Avrai così tanto da imparare. Infinite promesse e possibilità. Attenzione. Avaria. Apollo offline. Controllo. Messaggio di DS per la dottoressa Sobek. Scansionare il messaggio con il focus. Sembra importante. Sì. Sospetto che stiamo per fare una grande scoperta. Vediamo sta grande scoperta. Elizabeth, questo messaggio ha lo scopo di informarti su un'anomalia imprevista e catastrofica. 3 microsecondi fa il centro Gaia Prime ha ricevuto una trasmissione di dati di origine ignota. L'effetto è stato la trasformazione delle mie funzioni subordinate in entità coscienti e fuori controllo, di natura altamente caotica. Cosa? Così risvegliata, la funzione ADE assumerà il controllo del sistema di terraformazione e invertirà le operazioni estinguendo la vita sulla Terra entro 53,8 giorni. Per ovvie ragioni, non posso permettere che accada. Pertanto, prima che ADE assuma il controllo, ordino il sovraccarico del reattore di Gaia Prime. L'esplosione risultante distruggerà ADE. Sfortunatamente, distruggerà anche me. Anche se questa misura disperata scongiurerà la crisi immediata, il destino della vita sulla Terra resterà comunque in pericolo. Senza un'intelligenza preposta al controllo del sistema di terraformazione, le operazioni continueranno per un periodo, ma in modo esponenzialmente caotico, fino a giungere al guasto totale. Parla per caso dello squilibrio? Tu sei la mia soluzione. Ho ordinato a questo centro culla di usare materiale genetico crioconservato per generare una reistanziazione di Elizabeth Sobek, che mi ha creato. Nonostante le direttive di alto livello mi proibiscano di comunicare con le popolazioni tribali fuori dalla struttura, tutti i dati disponibili indicano che ti accudiranno fino alla maturità fisica. Quando la tua impronta genetica ti permetterà di riaccedere a questo centro, ottenere uno dei focus conservati qui sotto e questo messaggio. La tua impronta genetica ti consentirà di entrare in altre strutture e col tempo di apprendere le loro tecnologie per ricostruire il nucleo del sistema e riavviare Gaia. Un secondo, Elizabeth. È accaduto un fatto davvero spiacevole e imprevisto. In risposta al mio atto di autodistruzione, ADE ha lanciato un virus per poter dissolvere le catene che lo trattengono, che li tengono tutti prigionieri.
Stanno scappando. Ma dove? Il virus sta danneggiando i dati in tutto il sistema. E se... Oh! Il registro Alfa al centro Culla è uno dei file che sono stati danneggiati. Ma se è così, allora la porta non si aprirà mai per te. Non vedrai mai questo messaggio. Allora ho fallito. E la vita finirà. No. No, Elizabeth, ti conosco troppo bene. In qualche modo so che ce la farai. Con te qualsiasi cosa è possibile. Vai esatto. Alle rovine di Gaia Prime. Trova la sala di controllo e troverai l'override principale. Solo così avrai il potere di eliminare Ade, se scoprirai come utilizzarlo. Non riparare il nucleo di sistema finché Ade non sarà eliminato. Ade deve essere distrutto. È tutto. Vorrei solo poter sentire ancora la tua voce. C'era un forte legame tra Gaia e la dottoressa, a quanto pare. Anche da quanto si è visto nelle registrazioni dell'episodio passato. Così? Quasi come una figlia. Sei più straordinaria di quanto pensassi. Non ho mai avuto una madre. Che stai dicendo? Ne hai avute due, una donna e una macchina. Non sono una persona, ma uno strumento. Realizzato da una macchina. Nata dalla distruzione e dal fuoco. Per spegnere le fiamme e guarire il mondo. È una vera tragedia apprendere di avere una tale importanza. Pare che tu abbia un destino da compiere. Quindi quando avrai finito di piangerti addosso, raggiungi la vetta Amara. Ti aspetterò lassù, alle rovine di Gaia Prime. Ma va prima distrutto Ade. Ok, usciamo dal centro. Scan risolto. Inizia 9. Accesso di Gaia 1 sbloccato. Scommetto che sarà interessante. Aloy, perdono, perdono. La dea ti ha parlato? L'ha fatto. Cosa ti ha detto? Devo spezzare una maledizione. Uccidere un demone di metallo. Come, Aloy? Non lo so ancora. Ma mi ha detto dove posso scoprirlo. E tu lo farai? Certo che sì. Ho altra scelta. Beh, era suo volere. Poi in un certo senso Gaia è come se fosse un dea. Mi ha creato per questo. Sì, certo, lo farò. O ci proverò, perlomeno. Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Alzati! Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Prima mi emarginate e ora questo! Non dovete venerarmi! Non sono la prescelta! Io non sono vostra! C'è un mondo intero oltre i vostri confini! Ci sono altre tribù di gente buona quanto voi! E sono tutte in pericolo! È un mondo per cui combattere. Non solo qui, ovunque. È un posto interessante. Come ti aiutiamo? Se potete combattere e volete farlo, andate a Meridiana e aspettatemi là. Così Aloy dice e così sarà fatto. Nora, fate largo, fate largo, che possa plasmare una strada per tutti noi. Oi. Ok, quindi abbiamo completato anche questa missione, abbiamo preso un punto abilità in più
E adesso dobbiamo fare altri 3500 km. Sventato la sede della madre, preso come ricompensa, devo raggiungere la vetta amara. Quindi, dando un po' un'occhiata alla mappa, bah, è tornato il sole, qui si manda sempre tutto bruciacchiato, suppongo. E vediamo un po' dove sta. Mi pare giusto. Grazie. Mi pare giusto, la mappa a volte non carica, probabilmente è un problema che c'è con la PlayStation normale. E niente, quindi io cerco di arrivare laggiù nel più breve tempo possibile e ci rivediamo tra poco. Bene, siamo quasi arrivati. Tra l'altro, una volta arrivati probabilmente chiuderemo l'episodio. Però vediamo intanto quello che c'è. Qui c'è anche un bel falò. Qui c'è un bel falò e lì c'è un posto per arrampicarsi. Quindi salviamo la partita e cominciamo la nostra arrampicata. Perché non so se bisogna passare di qui, ma forse sì, forse no, forse ho toppato. Ma lo scopriremo solo giocando. Okay. Raggiungere la montagna sarà dura. Ogni tratto della salita brulica di macchine feroci. Macchine corrotte? Non corrotte, ma non tollerano gli umani. Sai che novità? In effetti non è una gran novità rispetto a quello che si è trovato finora. Ok, continuiamo ad arrampicarci. Chissà se... ci arriviamo. Ha fatto anche un effetto slow motion. Ok, 491 vista. E vedete dall'altra parte. Dove sono gli inseguitori? Io non ne vedo. Bella vista saranno, ma... ah, vedete, macchine distrutte però. Ok, dobbiamo raggiungere la vetta della montagna proprio e... che cavolo di bestia è quello lì? Una macchina assassina che sparisce nel nulla. Proprio quello che serviva. Pare quasi un fantasma. Oh, come sono contento di vedervi, ragazzi. Aia, cavoli. Tra l'altro non ho mai avuto così tanta erbetta curativa. Mi perdonerete, eh. Sì. Se abbandono il vostro buffet, mi perdonerete. Comodissimo. Non ho proprio... non ho proprio lo stimolo per combattere qui con voi. Fossi stato più giovane di almeno una decina d'anni, probabilmente sì. Ma oggi come oggi, diciamo... ah! Preferisco andare a morire in mezzo all'acqua. Ok ragazzi, io direi che intanto mi trovo una strada per salire su questa montagna, visto che tanto per cambiare mi sono perso. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che siate curiosi quanto me di vedere come va a finire finalmente questa storia. E se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, se non vi è piaciuto comunque, se mi volete dire qualcosa giù nei commenti. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!